Buon pomeriggio a voi. Allora, in queste ultime settimane abbiamo sentito molto, molto spesso parlare di libertà. Ormai tutti i sabati c'è il popolo del No Green Pass, libertà che scende nelle piazze e nelle strade, italiane. Però anche sul tema libertà, la sinistra vorrebbe darci lezione. Perché sappiamo molto bene che la sinistra ritiene di essere l'unica parte del paese ad essere acculturata, mentre la cultura non appartiene alla destra. E quindi evidentemente anche sulle libertà vogliono imporci quello che è il loro modo di pensare, il loro pensiero. Lo stiamo vedendo, no? Per quanto riguarda la scelta che deve essere fatta in questo momento di quelli che hanno liberamente, eventualmente deciso di vaccinarsi e di quelli che invece ritengono di non farlo. E qual è il loro ragionamento? Loro intanto dicono che laddove finisce la libertà individuale di ognuno di noi, inizia la libertà della collettività. E loro sono la collettività, sono la maggioranza che appunto ha deciso di fare questo passo. E quindi coloro che non decidono in questo senso vanno a ledere la loro libertà perché secondo loro metterebbero in pericolo la loro salute. A parte che questo deve essere tutto dimostrato da un punto di vista scientifico. E basterebbe, come ho detto più volte, un ragionamento semplice, non bisogna essere in questo caso degli scienziati per porre perlomeno dei seri dubbi, no? Perché se io ho fatto questo grande passo, ho preso questa decisione, ripeto, per carità, legittimamente, cioè è difficile che io possa affermare che invece chi decide di non farlo possa nuocere alla mia salute. E in quale maniera? In quale maniera se continuate a dire da settimane, e per carità, io ci credo, non è che non ci credo, che coloro che hanno deciso di vaccinarsi non rischino di andare in ospedale, non rischino di andare in terapia intensiva e men che mai di morire. Quindi qual è il problema? Al limite diventerebbe un raffreddore, come succede anche d'inverno. Quindi io non vedo questo attentato alla salute e quindi alla libertà chi ha preso questa decisione. Ma a parte questo tema, andiamo a vedere invece come affrontano in generale la libertà. E prendo lo spunto da una cosa che ci ha detto qualche mese fa Fedez parlando di suo figlio Leone di 3 anni, al quale piacerebbe giocare con le bambole. E lui dice: io non ci trovo nulla di strano. Questo, chiaro, è un punto di vista. Io qualcosa di strano ci troverei se avessi un figlio maschio che gioca con le bambole. Diverso poi l'affermare che questo non mi creerebbe dei problemi da un punto di vista del rapporto affettivo nei confronti di mio figlio. Ma anch'io non avrei alcun problema e il mio affetto sarebbe lo stesso, identico, se che giochi o non giochi con le bambole, no? E lui però aggiunge una cosa che non è questo che lo destabilizzerebbe, ma la cosa che lo potrebbe destabilizzare l'avere il timore a sapere che suo figlio non potrebbe esprimersi in tutta libertà, no? E questa è la cosa che lui lo preoccupa. Però poi quello che è di strano, capite? La cosa che è strana è che invece, ad esempio, sempre per rimanere abbastanza in tema, e parliamo di LGBT, no, in quel caso il fatto che a scuola si decida di parlarne, no? E il Parlamento ungherese invece ha deciso contrariamente che non se ne deve parlare, hanno attaccato pesantemente Orban, lo sappiamo, facendogli degli attacchi per quanto riguarda le libertà, la democrazia e così via, no? Mentre assolutamente non hanno tenuto e non tengono in considerazione invece un'altra parte che dice: no, aspettate un attimino, cioè io che sono padre di famiglia vorrei essere io eventualmente il primo a parlare di questo problema a mio figlio. Ecco, qui invece no, qui non esiste la libertà della famiglia, del padre, della madre di decidere quando, come e perché.
No, lì va benissimo che sia un altro soggetto, in questo caso la scuola, a parlarne e chi lo mette in dubbio viene additato come un omofobo, appunto come è capitato a Orban. Parentesi, non è che è lui che ha deciso democraticamente il Parlamento ungherese. Vedete qual è il modo di ragionare sempre della sinistra? Le libertà a secondo del loro modo di pensare e di quello che loro vogliono eventualmente ottenere, no? Mentre la cosa, insomma, può essere vista in termini assai diversi. Ora la preoccupazione che ci può venire è che qualcuno sui social sta chiedendo fortemente a Fedez di fare un partito. E per carità, qui niente di particolare, perché è legittimo, no? E io sono convinto che sicuramente otterrebbe anche molti, molti più voti, no? Dei vari Paragone, Calenda e di quelli che si stanno affacciando sul panorama della politica italiana. Peccato che anche qui, voglio dire, tutto in maniera opinabile, no? Dal punto di vista, rimanendo sulle libertà. Lui ha accesso a tutti gli strumenti, lo sappiamo, può dire qualsiasi cosa, non viene mai censurato, viene invitato anche nelle trasmissioni televisive, può attaccare i vertici della RAI quando gli fa comodo e nessuno lo censura. Se però un soggetto che la pensa diversamente da lui, no? Cioè osa solamente sui social a scrivere qualcosa, viene censurato, viene cancellato, viene limitato. E quindi, come capite, anche in questo giochiamo ad armi impari. Lui ha tutto l'apparato della comunicazione a disposizione per convincere l'opinione pubblica e soprattutto i più giovani che, insomma, vedono soltanto lui perché gli altri vengono censurati. Mentre appunto quelli che non piacciono vengono messi da parte, vengono cancellati, vengono censurati. Ma questo è il modo di pensare della sinistra e la libertà, no? A seconda della convenienza. Con questo vi lascio, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.